Spray. Eccoci con il fisioterapista che finalmente è arrivato. Come si chiama? Jürgen Dess, tedesco. Quanti ce n'è sul circuito? Abbiamo 5 trainer full time e poi ci serviamo dei servizi di altri part Madame, Monsieur, time. Sono tre 3 minuti di injury time, che si possono chiedere quante volte in un match? Se lo stesso infortunio si possono chiedere più volte, Per lo sempre che stesso. no, però non i 3 minuti. Ah, Se per lo stesso sì. infortunio può essere trattato poi in tutti i cambi di campo Però successivi. per un minuto. Sì, per il minuto e mezzo Certo, sì. regolamentare, non deve mai Inquadrato Dion Tiriac, che con sua vedete che moglie. ogni tanto fa. Eh sì, la moglie è quella giovane dietro vicino a lui. È Sophie. arrivato con un bambino, tra l'altro, Sì, hanno avuto un bambino l'anno piccolino, sì. scorso, sì. E lui ha un giovanottone perché quando giocava in giro per i tornei con noi aveva un'altra moglie, ne ha cambiate tre. E ha un figliolone grande, grosso, che tra l'altro ora credo che lavori per lui. Vabbè, questa allora è la coscia incriminata, è lì che ha avuto questo stiramento, Sì, lieve ieri quando ha finito la contrattura. semifinale contro Golmar, io gli ho parlato per organizzare l'intervista, gli ho detto facciamola subito perché ho sentito qualcosa nella coscia, preferisco farmi massaggiare e Dimmi. vedere se è qualcosa di Ecco, tra serio. l'altro, devi dirmi quello che è stata la sua dichiarazione quando gli hanno detto è contento di giocare il torneo di Monte Carlo. No, gli hanno chiesto 3 mesi fa, proprio quando era fermo a causa dell'infortunio, avresti pensato Che è un altro di poter... infortunio delicato, il 40 pari. Quarta nella battuta, palle nuove. Questo rovescio incrociato è diciamo, il tipo di gioco fondamentale nel repertorio tennistico di Rios, perché lui ama moltissimo incrociare, poi appena l'avversario accorcia cerca la soluzione dal lato opposto del campo. È uno schema abbastanza fisso nel suo gioco. Sì, si apre bene il campo col rovescio e poi conclude spesso di dritto. Un 15 per Querten. Giornata ideale per una finale, c'è una lievissima brezza, non fa troppo caldo, il sole meraviglioso, non potevamo chiedere di meglio dopo le semifinali di ieri, un po' tormentate dal maltempo. Grazie. 30-0, ribadisco un concetto che secondo me è fondamentale di questa finale. Quertem sta giocando, secondo me, al massimo. Rios ha ancora, insomma, può dare di più. Non sta giocando come è capace. Questo può, avere un significato abbastanza importante perché nel momento stesso in cui Rios riuscisse a giocare al suo livello, le cose potrebbero cambiare. Qui per ora c'è uno stato di parità con uno che sta giocando a livello altissimo, l'altro un po' sottotono. Questo è il concetto. Sono tre palle del quattro pari. Questa è una bellissima risposta. Che meraviglia! Qui bisogna avere dei riflessi, una capacità di controllare il colpo straordinaria. Guardiamola, guardate che meraviglia! Che un rischio, ma molto ben calcolato. Serviva anche molto meno di tutto quello che ha fatto per ottenere il 15. Oddio! Brutto Questa errore. ieri ha sbagliato un paio di volée che poi io sono scesa a fargli un'intervista, dico: "Ma come hai fatto?" E dice: "Sai, si possono sbagliare dos pelotitas, così può accadere." Però questo è un peccato mortale, eh? È la palla del quattro pari, buttata alle ortiche. E beh, è quattro pari con l'aiuto di Rios. 5 secondi alla regia. Rios al servizio. E qui intanto cominciamo ad entrare. Vabbè, si parla di un match in 5 set, quindi di tempo ce n'è, però si entra in zona lievemente a rischio perché insomma, l'altro serve
senza poter permettersi il lusso di subire un break, zero, perché se Seth può scappare. Sì. 0-15. Questa non era facile. Si è trovato nella terra di nessuno. O si va decisamente avanti o si rimane indietro. Qui una palla, una demi-volée durissima da vedi, la palla addirittura lo supera. Doveva prenderla al volo, ma non era avanti a sufficienza per poter giocare la volée. Molto coraggio da parte di Rios. Kevin, okay, sei pronto? 15-30. Sì, soprattutto molto coraggio perché essendo 0-30 si corre un bel rischio, eh? Questa è ben giocata. Di nuovo padrone del campo. E Querten quando è spinto fuori fa fatica a giocare il passante. Come è logico d'altronde. Quanti spettatori possono stare sul centrale? 8.000? Hanno tutto esaurito oggi. Tribune. Prima erano 6 e qualcosa, no? Da un paio d'anni si hanno ampliato. Quindi Rios con la palla del 5-4. Questo è brutto. Ecco, questi sono gli errori che non appartengono al livello vero di buon gioco di Rios. D'altra parte qui lui quando ha giocato la prima partita è stato addirittura fischiato perché ha preso 6-0. Gli avevano appena consegnato il primo set del torneo. Sì. Il premio che non avevano potuto consegnare lo scorso anno come numero uno del mondo. Attenzione! Questa è la prima palla vera ad alto rischio, può valere praticamente un set point. È la palla break, vediamo come se la gioca Rios, con un'indifferenza totale. Ah, però brutto. Quindi Querten fa il break, passa a condurre per 5-4 nel primo set, pubblicità. Je Querten. Torniamo in diretta su queste immagini stupende del Principato e al cambio di campo abbiamo visto il fisioterapista intervenire ancora, ha dato una pastiglia a Rios. Funziona qui l'antidoping? Tu che quest'anno no, quest'anno non abbiamo i controlli a Monte Carlo. Il nostro programma antidoping consiste in controlli inopinati, cioè? Per cui non annunciamo mai in che tornei faremo i controlli, neanche io lo so quando arrivo a un torneo se ci sono i controlli antidoping o meno, e facciamo controlli antidoping non solo durante i tornei ma anche possiamo recarci da un giocatore mentre si allena nel club e chiedergli di sottoporsi al test. Mi ricordo lo score 5-4 Querten alla battuta dopo 37 minuti. La palla è buona, perfetta, sulla riga. 0-15. Cosa succede se trovate un giocatore, insomma, che ha preso delle sostanze illecite? Beh, c'è stato il caso di Korda recentemente. È stato trovato positivo all'uso di una sostanza proibita l'anno scorso durante il torneo di Wimbledon. Ecco, cosa ne hanno fatto? Niente. Sì, ha dovuto rendere una parte. Il caso non è ancora chiuso. Ah. 15 pari.
che ci sono stati ricorsi. Comunque non è severo come in altri sport, eh? Qui è ancora da rivedere tutta questa cosa. No, penso che sia sul livello degli altri sport. Abbiamo un programma comune all'ITF e alla WTA. Ci serviamo di un'agenzia indipendente e tutti i controlli. Grande Rios, si porta bene avanti, questo è un punto prezioso, riconquista un 15 importante. Come detto, i controlli non sono annunciati e tutte le provette sono poi inviate ai laboratori del Comitato Olimpico Internazionale in giro per il mondo. Querta in attenzione, indietro di un 15 sul vantaggio di 5 giochi a 4 nella prima partita. Molto dentro al campo Rios, però si sbilancia in questo anticipo smisurato e probabilmente si aspettava un servizio meno violento di quello che gli è arrivato. Una seconda palla davvero ben giocata da Querten. 30 pari, Querten ha 2 punti dal primo set, va avanti. Oh, questo è strano perché Rios normalmente ha un passante che ferisce. E quindi set point. Perché Rios in questo caso aveva giocato un punto eccezionale con grandi angolazioni, strepitosa velocità, ma guardate l'altro come arriva sì, e come passa, 6 a 4, 40 minuti di gioco, Rios alla battuta.